sezione degli strumenti musicali. Collezione del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze. Ma come facessero a cantare i tanti auguri prima dell'invenzione del pianoforte, davvero non saprei. Per fortuna che Bartolomeo Cristofori, nel 1700, inventò il fortepiano, antenato del nostro pianoforte. Una creazione tutta fiorentina, perché Cristofori, il più famoso costruttore di clavicembali del suo tempo, fu chiamato alla corte di Ferdinando de' Medici, gran principe di Toscana. Eccolo Ferdinando, raffigurato con i suoi musici dal pittore Anton Domenico Gabbiani. Elegantissimo, col fiocco giallo e la lunga parrucca molto alla moda. Grande appassionato di tutte le arti, il gran principe de' Medici aveva riunito a Firenze un gruppo di bravissimi musicisti. Sai che alcuni di quegli antichissimi strumenti puoi trovarli proprio qui? Alla Galleria dell'Accademia di Firenze? È la straordinaria collezione del Conservatorio Cherubini, ospitata nelle sale del nostro museo. E dobbiamo ringraziare proprio il Gran Principe di Toscana se il mitico Cristofori poté dedicarsi all'invenzione di nuovi strumenti, come questa straordinaria spinetta. Originale e complicata. 400 giornate di lavoro ci sono volute per costruirla, ma ne valeva la pena. Hai visto la bizzarra forma ovale? È il più antico strumento realizzato da Cristofori che si sia conservato. È datato 1690. Il suono è prodotto dalle corde, che vengono pizzicate da un meccanismo azionato dalla tastiera, come nel clavicembalo. Eccolo qui il clavicembalo del nostro maestro Cembalaro. Si chiamavano così i costruttori di questi strumenti. Il legno di ebano e cipresso e con dei tasti di una bellezza sopraffina. Hai visto? Sono tutti decorati con un prezioso intarsio. Ma nella stessa collezione puoi trovare anche un particolarissimo pianoforte verticale, realizzato dal Mugellano Domenico del Mela, sacerdote e musicista, allievo del maestro Cristofori. Lo strumento è un vero trionfo botanico. Mette assieme il legno di cedro, di cipresso e di bosso per la tastiera. A proposito di maestri allievi, nella collezione sono conservati anche un violoncello in abete dal suono grave e vellutato di Niccolò Amati, decorato con lo stemma della famiglia Medicea. E una viola tenore di un suo allievo davvero speciale. Anche lui cremonese. Eh sì, è proprio lui, il leggendario Stradivari. Antonio Stradivari è stato uno dei migliori liutai di tutti i tempi. I liutai sono gli artigiani che costruiscono gli strumenti a corda e ad arco, come il liuto. Questa viola tenore è conosciuta anche come viola medicea, perché fu realizzata appositamente per il Gran Principe Toscano, in legno di abete rosso e acero. Ma hai visto quanto è bella? Ha dei preziosi inserti in ebano e avorio. E guarda lo stemma! È in madreperla! Era stata richiesta per completare il quintetto mediceo. Due violini, due viole e un violoncello. Che melodie celestiali! Anche a te è venuta voglia di suonare? Allora seguici! Costruiamo una scatola musicale. Per realizzare il nostro bellissimo strumento ci occorrono questi materiali. Una scatola di cartone.
delle strisce di carta da regalo, degli elastici di varie larghezze, spessori e colori, ma della stessa larghezza della scatola che avrai scelto. Un oggetto di forma circolare, un paio di forbici o un trincetto, una matita, un pennarello a punta fine, un piccolo cartoncino per disegnare lo stemma del tuo strumento e una colla stick. Noi abbiamo scelto una scatola da vino di circa 35 cm, lunga e stretta. Appoggiamo a circa 7 cm dal bordo l'oggetto di forma circolare e tracciamo il contorno col pennarello. Fai lo stesso con la tua scatola. Appoggia ora lo stesso oggetto accanto al cerchio già disegnato, come nell'immagine, e fai un piccolo segno dalla parte opposta. Unisci la base del cerchio disegnato in precedenza con il segno che hai tracciato adesso, formando la sagoma di una goccia. Questa è la parte più difficile. Se puoi, fatti aiutare da un adulto. Dobbiamo ritagliare la forma della goccia, cercando di essere più precisi possibile. Fatto? Allora adesso possiamo decorare la nostra scatola musicale con la carta regalo che abbiamo scelto. Ricordati di fare le strisce della giusta dimensione per la tua scatola. Devono fare il giro e avvolgerla tutta. Posiziona le strisce sulla scatola per vedere se ti piacciono e poi incollale. Sul cartoncino disegna lo stemma del tuo strumento con la matita e ripassalo poi con il pennarellino nero. Puoi inventarne uno tutto tuo. Quando sarà finito, ritaglialo e incollalo dentro la scatola, al centro dell'apertura. Ultimo passaggio. Mettiamo le corde. Inserisci gli elastici sulla scatola, dal più largo al più stretto. Devono essere ben tesi. Prova a pizzicarli. Ognuno suona in modo diverso, a seconda dello spessore e della larghezza. Hai accordato il tuo strumento? Pronti al concerto per scatole musicali! Buon divertimento!